Questa è la castagna del prete, morbida. E questi qua, i preti, si diceva che avevano inventato loro, ma per puro caso, che avevano fatto queste castagne del prete vicino al forno a Montevergine. E loro li facevano nel forno a legna prima, erano squisite il forno a legna, ma non si possono fare più nel forno a legna, da quando ci vorrebbe una vita. Allora, facendo queste castagne nel forno, e li mangiavano subito, perché quando escono dal forno sono ancora morbide. Bastano una mezz'oretta, si induriscono e non si possono mangiare più. Si mangiano quello là che bastava loro, e poi finirono di mangiarle questi monaci a Montevideo, rimasero nelle cassette fuori all'acqua. Allora, dopo 4-5 giorni, 6 giorni, un padre che stava a Montevergine andò a prendere due castagne così per me e vide che le castagne si erano ammorbidite. Chiamò gli altri monaci: ma come le castagne si sono ammorbidite qua? Vediamo un po', però le castagne comunque erano buone. E mano a mano così li fecero asciugare e inventarono la castagna del prete. Perciò si chiamano castagne del prete. Ci sono varie teorie, chi dice che sia stato un prete, anche se poi la verità è quello che ha scoperto la castagna del prete era un notaio che aveva delle tenute agricole e quindi iniziò a fare questa castagna e per puro caso arrivò con un sistema diverso da quello che è quello attuale a fare questa castagna morbida e iniziò a proporla soprattutto nel napoletano. E quindi fu molto accettata. Poi dice che è simile a un panno di Monaco e quindi praticamente si chiama così del prete, però non c'è, sono dicerie popolari che alla fine uno segue, però non c'è qualcosa di specifico che